di fronte alla diffusione così ampia delle slot machine nei locali pubblici, dei videopoker e di queste problematiche connesse a questa diffusione, che poteri ha il sindaco? Che cosa può fare? Allora, in questo momento stiamo discutendo questo problema proprio al tavolo Ancitoscana Ludopatie, che è un tavolo che riguarda appunto tutte le amministrazioni locali e che insieme intende capire quali sono le misure di contrasto da poter mettere in atto. I nostri poteri ci vengono dati soprattutto dalla legge regionale 57 del 2013 in Che è stato un materia di gioco importante passo in lecito. avanti. È stato un importante passo in avanti, quasi tutte le regioni adesso italiane hanno un regolamento ad hoc. È una legge che noi abbiamo chiesto di modificare per aggiornarla ai Chiaramente. tempi attuali, logicamente, anche se è passato poco tempo, però è una legge che adesso nell'articolo 4,2 consente individua di base dei luoghi Sensibili. sensibili, tipo le chiese, tipo gli istituti scolastici, da cui mantenersi a una distanza di 500 metri per le nuove installazioni. Però consente anche ai comuni di poter inserire all'interno dei regolamenti comunali ulteriori luoghi sensibili. Questo tipo di regolamento, questa bozza di regolamento praticamente viene messa a disposizione a questo punto dei consigli comunali che possono adottarlo. Esatto, questo L'auspicio è è che lo stato, utilizzino. sì, è stato inviato a tutti i sindaci della Toscana. Io, diciamo, nella mia attività di sensibilizzazione sto partecipando a molte commissioni sanità in giro per la Toscana, quindi sto contribuendo a diffondere la bozza. Ogni occasione chiaramente è valida, anche questa, per fare appello alle Chiaramente. amministrazioni comunali affinché, diciamo, approvino questo documento, modificandolo a loro piacimento, però in ogni caso è una bozza, assolutamente valida e completa, basti pensare che il Comune di Prato l'ha già approvato.